Questo è il libro per svolgere il programma di classe terza. E questi sono gli strumentini allegati. Vediamo come funziona la linea del 1000. Prendi questo rettangolino. Facciamo questo. 250. Più 80. 330. Bene, facciamo 500 meno 230. 270. Bene, ecco, adesso giriamo e facciamo questa operazione, vediamo, senza palline. 100. 50, questa, più 70. 220. Benissimo. Fai 500, così, meno 190. 310. Vediamo ora come funziona questo strumento che ci aiuta a imparare le tabelline e ad eseguire le divisioni. Prova. Prendo due cifre. Il 4 nel 18 ci sta 4 volte con l'avanzo di 2. Ecco, vedi, due puntini avanti. Abbasso il 3. Il Dov'è 4 il 23? è Provalo. Allora? qua. Il 4 nel 23 ci sta 5 volte Sì. con l'avanzo di 3. Abbasso il 4. Dov'è il 34? 34 è qua. Bene. Il 4 nel 34 ci sta 8 volte con l'avanzo di 2. Bene. Questo strumento ci serve anche per fare le moltiplicazioni quando le tabelline non sono tanto sicure. Prova. 4 per 7. 28. Dov'è? 8 con il riporto di 2. 2, metti qua, sì. 6 per 7. 42. Sì, Con perché il ci sta. riporto di con il riporto di 2, 44. 4, riporto di 4. Sì. 8 per 7. 56 con il riporto di 4. 60. Questo è lo strumentino per fare le equivalenze. Qui abbiamo unità, decimi, centesimi, eccetera. Qui abbiamo subito dopo le misure di lunghezza. Allora, quanti decimetri 50. e quanti decametri? 0,5. E se faccio quanti centimetri? Quanti? 500. Vediamo. Giusto? Se faccio quanti ettometri? 0,05. Vediamo. Ecco, benissimo. Vediamo qua. Queste sono le misure di capacità. Quanti decilitri? 350. Se chiedo quanti ettolitri? 0,35. Esatto, si impara subito, vero? Sì. Questo è uno strumentino per imparare frazioni e numeri decimali insieme. Lo hai mai visto? No. Ecco, allora adesso lo studiamo subito. Sai che cos'è questo? Sì, un centesimo, Qui? 2 centesimi, 5 centesimi, 10 centesimi, 20 centesimi, 50 centesimi, E un un. euro. Questo cos'è? Un centesimo. E come si scrive qui sotto? 0,01. E qui? Eccetera. 0,02. Come si scrive? 1,00. Ecco, i zeri non contano niente. Guardiamo qui. E qui questo cos'è? E Un centesimo. guarda come si può anche scrivere. Leggi.
1? 1 per rete 100. Si dice un centesimo. Ok, un centesimo. Qui si scrive in numero decimale, in riga. Sì. E qui si scrive 1 sopra e 100 sotto, è la frazione. Questi cosa sono? 2 centesimi. Qui? 5 centesimi. Qui? 10 centesimi. Qui? 20 centesimi. Qui? 50 centesimi. E qui? 1 euro. Un euro, vedi? Un euro. Si dice un intero. Ecco, un euro e un intero è la stessa cosa.